Nella Cagliari designata città della vela, nella candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, con Fabio Colivicchi, in preparazione di Rio 2016, gli allenamenti di Giulia Conti e Francesca Klapcic, campionesse italiane e veliste dell'anno 2015. A Cagliari si aspetta anche l'Olimpiade possibile di Roma 2024, nel caso Roma vincesse questa grande sfida, la vela olimpica nel 2024 si disputerebbe proprio qui a Cagliari, che è stata scelta. E noi siamo venuti qui oggi a vedere, perché abbiamo trovato il non plus ultra in tema di vela olimpica in Italia, perché campionesse italiane, europee, mondiali, non so se mi spiego, della classe olimpica 49er FX, Giulia Conti e Francesca Klapcic, sono veramente una delle grosse speranze della vela olimpica azzurra per Rio 2016, quindi ci stiamo portando veramente avanti. Giulia, oggi grande allenamento qui a Cagliari, ma questo campo di regata di Cagliari com'è? Numero uno in Italia, numero uno. C'è sempre vento, il clima, voglio dire, la Sardegna si sta benissimo. E ormai sono dal 2009 che noi veniamo qua a allenarci l'inverno, quindi insomma il fatto che torniamo ogni anno vuol dire che funziona, ecco. Allenarsi d'inverno, quanti giorni all'anno fate vela? Almeno 250, cioè, però poi l'allenamento effettivo sono 365 giorni all'anno, tra palestra, cose, quindi insomma è un lavoro a tempo pieno. Allenandosi a vela per 200 giorni l'anno, come si mantiene la passione, perché la vela è una passione prima di tutto, ma si mantiene? Sì, si mantiene sempre, penso che sia quello che ti fa andare avanti, no? Tutti i giorni per allenarti, le motivazioni, la passione. Senza la passione e il divertimento penso che sia veramente difficilissimo. Ragazze, so che avete freddo, siete reduci dall'allenamento, prendiamo la barca e torniamo verso terra, intanto io vi seguo un attimo. Gianfranco ci raggiunge pure perché ci tengo. Gianfranco Sibello, guardatelo, 3 Olimpiadi fatte, è un grande campione della vela olimpica azzurra, è il coach di Giulia e Francesca, è l'allenatore. Com'è stata la giornata oggi, la giornata tipo di una seduta di allenamento? Ma oggi è il primo giorno di questa sessione di allenamento, abbiamo fatto giusto solamente un warm up, un'ora e mezza di allenamento che ci prepara poi a essere pronti per le prossime giornate, che sarà una settimana molto dura. Senti, e invece guardando un po' più in prospettiva, fra 130 giorni le Olimpiadi di Rio 2016, cosa farete in questi 130 giorni? Intanto ci stiamo preparando step by step, quindi il prossimo appuntamento importante sarà il campionato europeo i primi di aprile a Barcellona, dopodiché una tappa di Coppa del Mondo in Francia, precisamente a Hyères, che sarà un altro step per la preparazione del materiale e sempre dalla nostra forma. Che Olimpiadi saranno a Rio, Giulia? Saranno Olimpiadi Samba. Siamo una squadra molto forte, cioè ci presentiamo a Rio con delle buone possibilità. Il campo di regata ci piace molto, abbiamo già regatato alla preolimpica dell'anno scorso e abbiamo preso una medaglia d'argento. Ci piacciono molto le condizioni, quindi penso che comunque vada saranno delle Olimpiadi molto belle. Avete fatto già 4 Olimpiadi in 2, quindi non è una cosa nuova per voi. Questo vi aiuterà a superare un po' quel solito gap psicologico che a volte spaventa gli atleti velisti azzurri quando arrivano per la prima volta ai giochi? Penso che quello step l'abbiamo superato, ormai entrambe abbiamo capito che insomma l'obiettivo è un altro, non è partecipare. Grazie mille, aspettiamo i successi del futuro della vela olimpica azzurra. Ciao ragazzi. Italia, ciao.